Consideriamo una nave da crociera che sta avanzando alla velocità di 20 nodi. Un nodo è una unità di misura per la velocità ed equivale a percorrere un miglio marino. Allora, e un miglio marino sono 1852 metri. A bordo di questa nave c'è un ascensore che sale verticalmente con una velocità di 1,50 m al secondo. Ci domandiamo qual è la velocità con la quale questo passeggero viene visto salire da un riferimento R ancorato alla terraferma rispetto alla quale si ha la composizione dei due movimenti, quindi Y, Z ed X. Si tratta pertanto di tradurre la situazione nel linguaggio delle trasformazioni di Galileo, il quale dice che la velocità in un riferimento è uguale alla velocità nel riferimento in moto rispetto ad esso, sommato alla velocità di trascinamento, cioè a quella con la quale il riferimento stesso si sta muovendo. Quindi, se identifichiamo con R il riferimento a terra, R' sarà il riferimento solidale alla nave che sta avanzando. Allora, la velocità di trascinamento ha un'intensità di 20 nodi, cioè 1852 metri all'ora. Possiamo quindi intanto cominciare a segnare questo valore, che equivale a 1852 diviso il numero di secondi in un'ora, 3600 metri al secondo. La velocità con cui l'ascensore sta salendo è la velocità del passeggero nel riferimento R' e quindi ciò che qui abbiamo indicato con V'. Quindi vale la legge di composizione delle velocità in forma geometrica, cioè disegniamo il triangolo secondo il metodo di punta coda, questa è la velocità di trascinamento, a questa possiamo sommare la velocità con cui il passeggero sta salendo, quindi V' più V, e il loro risultato produce la velocità V nel riferimento solidale con la Terra. Quindi dobbiamo calcolare il valore di questo angolo alfa e l'intensità di V. Per quanto riguarda il valore di alfa, in questo triangolo rettangolo abbiamo che la tangente dell'angolo alfa è il rapporto fra il cateto opposto, quindi il modulo di V' fratto il cateto adiacente, cioè il modulo di V, e quindi V' è 1,50 metri al secondo fratto il modulo di V, che è 1852 fratto 3000. Quindi viene 1,5 diviso 1852 per 3600, 2,91. E quindi l'angolo alfa, che è la tangente inversa, l'arco tangente di 2,91, fa 71 gradi. Per quanto riguarda l'intensità di V, molto semplicemente possiamo applicare il teorema di Pitagora, quindi sarà la radice quadrata di V' al quadrato più V grande al quadrato, e quindi sostituendo 1,5
0 al quadrato più 1852 su 3600 al quadrato. Il risultato in metri al secondo, ancora facciamo il conto, quindi viene 1852 diviso 3600, lo eleviamo al quadrato, poi facciamo 1,5, lo eleviamo al quadrato, 2,51, estraiamo la radice quadrata, 1,59 metri al secondo. Quindi il passeggero da terra, l'osservatore da terra, vedrà ad un angolo alfa di 71 gradi rispetto alla direzione orizzontale salire con una velocità V di 1,59 metri al secondo. In questo esercizio abbiamo un vagone di treno che avanza alla velocità di 30 metri al secondo. Perpendicolarmente ai binari viene sparato un colpo di fucile alla velocità di 50 metri al secondo. Il colpo perforerà in un punto della parete, il vagone, e a motivo dell'avanzamento uscirà perforando in un punto che non è esattamente perpendicolare al direzione del tiro d'ingresso. Sapendo che la larghezza di un vagone di treno è 4 metri, si chiede di calcolare la distanza fra il foro d'ingresso e il foro di uscita. Questo segmento qui. Il problema si presta bene ad essere risolto con il formalismo delle trasformazioni di Galileo. Se identifichiamo con il riferimento R quello che è solidale alla Terra, quindi z, y, x, questo è il nostro R, e a bordo del treno poniamo il riferimento R', allora vediamo subito che i 30 metri al secondo sono la velocità di trascinamento, quindi possiamo scrivere modulo di V uguale 30 metri al secondo, mentre la velocità con la quale il proiettile viene scagliato è vista nel riferimento R, quindi è quello che nelle trasformazioni di Galileo viene indicato con V e il suo modulo sono 50 metri al secondo. Scriviamo la relazione di Galileo fra le velocità, quindi questa è la velocità di trascinamento, quindi abbiamo che V nel riferimento R è uguale a V' più la velocità di trascinamento. Ci viene richiesto in questo caso prima di calcolare V' e poi attraverso la conoscenza di V' risalire alla lunghezza di questo spostamento, quindi qua costruiamo il triangolo delle velocità, abbiamo la velocità V grande in orizzontale, la velocità V' che è quella che dobbiamo trovare e V' sommato a V grande deve produrre V piccolo, quindi questo è il risultato della addizione vettoriale e il valore di V' può essere costruito da questo triangolo unendo la punta di V con la coda, con la punta di V grande, di modo che partendo da V e seguendo in un percorso continuo questi due che sommati producono V grande, V minuscolo, si ottenga proprio il valore di V minuscolo. Quindi questo angolo qui lo possiamo chiamare alfa, questo
dell'angolo qua alla base può essere facilmente calcolato sapendo che la tangente di alfa è il rapporto fra la misura del cateto opposto ad essa, quindi la misura di V diviso la misura del cateto adiacente, quindi diviso V grande, pertanto 50 diviso 30. Quindi facciamo il calcolo. 1,67. Calcoliamoci direttamente la tangente inversa, 59 gradi, quindi 1,67 la tangente di alfa. Alfa è tangente alla meno 1 di 1,67, cioè abbiamo detto 59 gradi. Una volta noto l'angolo alfa, il modulo di V' è facilmente calcolabile con il teorema di Pitagora, quindi avremo radice quadrata di modulo di V più modulo di V grande, e quindi la radice di 50 al quadrato più 30 al quadrato in metri al secondo, quindi facciamo il conto, 50 al quadrato, 30 al quadrato, estraiamo la radice, 58,3 metri al secondo. 58 metri in due cifre significative. Quindi possiamo adesso calcolarci la distanza tra questo punto di ingresso, chiamiamolo A, e il punto di uscita, chiamiamolo B, applicando ancora una volta il teorema di Pitagora, questa volta nello spazio delle posizioni. Chiamiamo A' il foro, il corrispondente del foro d'ingresso sull'altra parete del vagone. Sappiamo che A' sono 4 metri. Dobbiamo calcolare il tempo che occorre al proiettile per attraversare il vagone. Sappiamo che se la velocità in direzione perpendicolare al vagone è 50 metri al secondo e questa non viene influenzata per il principio di indipendenza dei moti in direzioni perpendicolari dal fatto che questo moto si compone con il moto del vagone del treno, dobbiamo fare che 50 metri al secondo, cioè il modulo di V, è uguale a lo spazio percorso diviso l'intervallo di tempo impiegato. Lo spazio percorso è delta S, cioè questo A', i 4 metri, diviso delta T, il tempo che occorre attraversare il vagone, delta T sarà A' diviso modulo della velocità, e quindi 4,0 metri diviso 5. Ed è il tempo che occorre al proiettile per attraversare il vagone. In questo intervallo di tempo, 0,08 secondi, viene percorso lo spazio A'B dal punto del vagone in corrispondenza del foro d'ingresso dall'altra parte. Quindi possiamo calcolarci A'B moltiplicando la velocità con cui il vagone sta avanzando verso destra, cioè il modulo di V, per l'intervallo delta T appena trovato, quindi 30 metri al secondo per 0,080 metri, quindi facciamo il conto. Per 30, 2,4 metri.
Quindi questo spazio è 2,4 metri, questo spazio è 4,0 metri e la distanza AB fra il foro d'ingresso e il foro di uscita del proiettile con il teorema di Pitagora si calcola molto semplicemente. Quindi radice quadrata di 4,0 al quadrato più 2,4 al quadrato metri. Facciamo il conto, quindi 2,4 al quadrato più 4 al quadrato che è 16, radice quadrata, 4,66 metri ed è la risposta che 4,7 in due cifre significative è la risposta che stavamo cercando. In questo esercizio abbiamo un Boeing 747 che sta volando da est verso ovest alla sua velocità di crociera che è circa 900 km all'ora. Ad un certo istante inizia a soffiare un vento di 100 km all'ora diretto verso nord, quindi lo rappresentiamo qui. La domanda alla quale ci proponiamo di rispondere è calcolare la velocità dell'aereo rispetto alla terra e la direzione nella quale l'aereo sta procedendo. Traduciamo questo problema nel linguaggio delle trasformazioni di Galileo che vogliono la velocità v rispetto al riferimento, per semplicità chiamiamo fermo, uguale a v' più la velocità di trascinamento. Al solito indichiamo con R il riferimento solidale alla Terra e R' sarà il riferimento ancorato all'aria, quindi R' ha una velocità di trascinamento rispetto ad R che è proprio 100 km all'ora, quindi in questo tipo di simbologia il modulo di V è 100 km all'ora, possiamo mantenere queste unità di misura. La velocità di 900 km all'ora è evidentemente rispetto all'aria, quindi il modulo di V' è 900. Rappresentiamo graficamente questa legge di composizione, quindi abbiamo 900 km all'ora che è la velocità V'. Allora dobbiamo sommare V' V, possiamo fare V' più V, quindi mettiamo di seguito V grande qui e la loro composizione ci fornisce col metodo di punta coda la velocità V rispetto all'aria e l'angolo alfa che ci indica la direzione nella quale l'aereo sta viaggiando. Quindi la tangente dell'angolo alfa può essere calcolata molto semplicemente facendo cateto opposto, che in questo caso è V grande, diviso il cateto adiacente, che è modulo di V primo, quindi 100 diviso 900, quindi un nono, e alfa è la tangente inversa di un nono, e possiamo calcolarlo, 1 diviso 9, funzione inversa, 6,34 gradi, quindi l'aereo sta procedendo in direzione 6,34 gradi verso nord-ovest. E l'intensità della velocità con la quale sta avanzando rispetto all'aria la calcoliamo applicando il teorema di Pitagora, quindi viene modulo di V uguale radice quadrata di modulo di V' più modulo di V grande e quindi
radice di 900 al quadrato più 100 al quadrato, quindi continuiamo a fare i calcoli in chilometri all'ora, quindi abbiamo 900, 100, richiamiamo, 906 chilometri all'ora. Allora, questi sono i quattro punti cardinali. Supponiamo che stia soffiando verso est un vento ad una velocità rispetto al terreno di 40 km orari e che ci sia un dirigibile che voglia procedere verso nord, partendo da direzione sud, ad una velocità di 110 km orari rispetto alla Terra. La domanda alla quale ci proponiamo di rispondere è la direzione e la velocità con cui il dirigibile deve muoversi rispetto all'aria per riuscire in questo intento. Allora, applichiamo il formalismo delle trasformazioni di Galileo, quindi rispetto a terra il riferimento R al solido zx, y è quello nel quale la velocità del dirigibile deve valere 110 km orari, quindi questa sarà quella velocità che chiamiamo V nella relazione di Galileo, V uguale V' più V grande, quindi abbiamo modulo di V uguale 110 km orari. Agganciamo ora un riferimento all'aria che è il nostro R'. Quindi questa è la velocità di trascinamento, il cui modulo sarà pertanto questo valore dato dal testo, 40 km orari. Questa relazione può essere tradotta in una relazione vettoriale, cioè il vettore V', che è la direzione e il verso della velocità che deve avere il dirigibile rispetto all'aria affinché il suo vettore velocità rispetto a terra sia sud-nord con 110 km all'ora di intensità, sommato al vettore V mi deve dare il vettore V. Quindi se questo è il vettore V che deve risultare e questo in orizzontale il vettore V grande di trascinamento, partendo dalla punta di V grande e sommando V' che deve essere trovato, dobbiamo ottenere V. Quindi la rappresentazione è la seguente. E l'angolo alfa possiamo calcolarlo rispetto alla direzione est-ovest, alla quale il dirigibile deve porsi è questo. Quindi, senz'altro abbiamo che la tangente di alfa è uguale al rapporto fra il cateto opposto V e quello adiacente V grande, quindi 110 diviso 40, calcoliamo 2,75 calcoliamo la tangente alla meno 1, 70 gradi, quindi 2,75 e alfa sono tangente alla meno 1 di 2,75, cioè abbiamo visto 70 gradi, quindi il dirigibile deve lanciarsi con una velocità che forma un angolo di 70 gradi
rispetto alla direzione orizzontale, quindi questi sono 70 gradi. Per quanto riguarda l'intensità della velocità, applichiamo ancora una volta il teorema di Pitagora, quindi risulterà che modulo di V' è uguale alla radice quadrata di modulo di V grande al quadrato più modulo di V al quadrato, e quindi radice di 40 al quadrato più 110 al quadrato, stiamo calcolando in chilometri all'ora, quindi 40 al quadrato, 110 al quadrato, radice 117 chilometri orari nella direzione che abbiamo appena stabilito.